Le malattie dell'età avanzata, che caratterizzeranno sempre di più la nostra società, sono in grande parte causate da difetti nel ripiegamento delle proteine. Immaginiamo che le istruzioni del nostro genoma siano di fare di questa proteina un ripiegamento di questo tipo. Se io comincio a fare delle cose del genere, vedete che la struttura non è la stessa, anche se l'istruzione, se volete, il foglio è esattamente lo stesso. Comprendere come fanno le nostre cellule a fare sempre molto efficacemente il pugno e non una struttura errata è di fondamentale importanza. Il finanziamento GARD elargito da Cariplo richiedeva la cooperazione di numerosi gruppi. Questo era essenziale per poter condividere strumentazioni altrimenti inaccessibili a ciascuno di noi isolatamente e soprattutto di interagire culturalmente e quindi di poterci criticare, stimolare e aiutare a vicenda. Io ho studiato medicina all'Università di Genova e mi sono specializzato in ematologia ormai 30 anni fa. Allora la maggioranza dei bambini che prendevano la leucemia morivano. Adesso ne guariscono l'80% circa. Questo è uno dei risultati più fantastici che ho avuto modo di vedere con i miei occhi. Per fare questo ci vuole un finanziamento, quindi una libertà economica e anche una strumentazione e una libertà culturale di fare queste cose. E grazie ai finanziamenti alla ricerca di molte fondazioni, in primis Cariplo, questo è possibile.